al villaggio San Benedetto abbiamo conosciuto la signora Anna e la figlia Chiara, e adesso conosciamo Fabio, che è figlio di Anna, fratello di Chiara, ed è anche lui l'anima di tutta questa meravigliosa struttura di accoglienza. Diciamo che la tua pertinenza è il vecchio Mulino Beach, che è il ristorante dove ci troviamo. Vorrei sapere da te da come è nato questa idea di questo ristorante, perché so che quando l'hai preso tu questo, in mano questa struttura, era un bar spiaggia. È stato un progetto step dove abbiamo provato l'idea di portare una ristorazione di alto livello affordabile al turista comune, quindi un casual dining dove tu potessi mangiare piatti di cucina molto più elevata rispetto al target in cui ci potevamo proporre, ma tenendo sempre una base di prezzo accessibile a tutti. E questo è stato un format che ha premiato e quindi ci ha permesso di investire più in materie prime, in prodotti, in servizi. Quindi tu hai preso proprio degli chef veri, dei grandi professionisti, li hai messi in cucina, poi hai messo anche al bar a fare i cocktail dei sommelier che insomma ci sapevano fare. Il vecchio Mulino Beach è il ristorante di punta del villaggio turistico Camping San Benedetto. E io devo dire che ho avuto modo in questi giorni di assaggiare la cucina e sono rimasta davvero piacevolmente sorpresa, perché siamo con i piedi nell'acqua del lago e riusciamo in un contesto di verde, in un contesto di turistico, di campeggio, ad avere una ristorazione davvero di livello alto. L'idea di dare questo tipo di taglio di servizio è venuta allo chef Roberto Folcia, che qualche anno fa insieme ai titolari ha pensato che anche chi poteva fare una vacanza di stile un po' easy, di stile un po' hippie, di nel verde, in libertà, potesse poi a un certo punto sedersi a un tavolo e trovarsi davvero dell'alta cucina nel piatto. Quindi Roberto, devo farti i complimenti. Però poi si è dovuto cercare il professionista ideale per portare avanti questo discorso, e so che tu hai individuato nell'amico che ci presenti la persona ideale. È il mio carissimo amico chef Pierluigi Pilia, il quale è veramente il traghettatore di questa attività di ristorante da 2 anni a sta parte. È lui che si occupa totalmente di tutto quello che è il food, di tutto quello che è la ricerca dei prodotti e lo stilare le ricette, ed è lui che diciamo porta avanti tutto quello che è il vecchio Mulino Beach Bar. Dalla Sardegna, super chef, perché qui addirittura siete aperti orario continuato, quindi non c'è il pranzo, non c'è la cena, qui addirittura i turisti, i tedeschi che sono abituati alle 4 del pomeriggio a mangiare il pesce, la pasta o la bistecca, tu sei pronto? Sì, qua diciamo che facciamo un'apertura ai clienti dalle 12 fino alle 23-24 della sera, quindi abbiamo una cucina che lavora a pieno ritmo in queste ore qua, diciamo. Noi come cucina cerchiamo di valorizzare, diciamo, il prodotto locale, avendo un menù a chilometri zero, valorizziamo i prodotti locali, essendo anche sul lago, molto pesce del lago fatto variare sui menù, abbiamo anche un vasto menù, più importante ancora abbiamo un menù che possiamo partire dall'antipasto al giorno per quanto riguarda i vegani. Pierluigi, per questa occasione che piatto ci presenti? Allora, noi essendo proprio sul lago valorizziamo il prodotto locale, quindi presentiamo un piatto con filetti di lavarello marinato in aglio dolce con agrumi e spezie e scaglie di bottarga con pomodorini confitti. La bottarga sempre di lavarello? La bottarga sempre di lavarello. Roberto Folcia ci è voluto deliziare con una sua preparazione. Abbiamo fatto un'insalatina di lucio su un crostone di polenta, capperi del lago, sarde di lago e un piccolo, diciamo, ristretto di pomodori pachino.
per gli ospiti del villaggio San Benedetto offriamo una ristorazione curata nella scelta delle materie prime e nella preparazione, con la supervisione di un professionista come te. Esatto, diciamo che cerchiamo di dare al cliente il prodotto fresco, di stare attenti al territorio. Per esempio oggi abbiamo una tagliatella ai porcini, abbiamo una tagliata dove per esempio in un buffet noi mettiamo il sale Maldon, abbiamo un grana a 18 mesi, abbiamo un salmone fresco che ci arriva fresco la mattina, il pesce persico che ci arriva fresco la mattina. Nel buffet degli antipasti trovate anche un'insalatina di luce alla gardesana.